I meccanici lasciano la pista. 10 secondi. I 64 partecipanti al Gran Premio di Germania lanciano i loro bolidi sull'asfalto del più difficile circuito del mondo, che con le sue 186 curve di tutti i tipi e le sue altalene di saliscendi è il terreno ideale per selezionare i migliori. 23 chilometri infernali, dove non conta solo la potenza del mezzo meccanico, è la classe e l'audacia dei piloti che si impone. E oggi il Nürburgring è reso ancora più difficoltoso dal freddo, dalla pioggia e dalla nebbia. Il gruppo dei concorrenti è ancora compatto al primo tornante, ma si fraziona subito in discesa. Al passaggio di Adenau è in testa l'australiano Carruthers, che oggi corre sulla Benelli 4 cilindri. Secondo, a pochi decibi, l'inglese Mortimer su Yamaha. Segue un gruppo formato da Barnett, Rutter, Ruggs e Marzovski, che ha un distacco di 8 secondi dai primi. Ancora più distaccato il neozelandese Mollock e sulla nuovissima Munch URS 3 cilindri il campione tedesco Hoppe, che la stampa locale presenta come il favorito. Con un ritardo di 15 secondi e 6, il finlandese Pesonen, seguito dall'austro Ambrosini, che non ci sembra nella forma migliore. Bisogna tenere conto che partecipa per la prima volta ad una prova mondiale su un circuito reso più difficoltoso dal terreno viscido e dalla pioggia, che non accenna di lui. Speriamo che il nostro portacolori ritrovi il coraggio e la classe che lo hanno portato così presto alla ribalta internazionale, per ottenere quella affermazione che tutti noi attendiamo. È che io t'ho visto su strada e credo che tu puoi diventare un grande campione. Ce l'hai la passione per insistere e la voglia di rischiare la vita per niente e la volontà di lottare come un leone in mezzo ad altri leoni. Passagen am Ende der ersten Runde. Erster der Australier Carruthers auf Benelli. Zweiter der Engländer Mortimer auf Yamaha. Dritter Barnett, England auf Geely. Vierter der Münchener Rutter auf Patton. Der Schweizer Wuchs auf Aermacchi steht jetzt still beim Box. Fünfter Marzowski auf Lindholm. Nummer 6 der deutsche Hoppe auf Munch URS. Senta, scusi, ja, dobbiamo andare al box dell'MV. Dov'è? Di là? Di là? Ja, ich verstehe nicht davon. Motocicletta, capisce? Dov'è? Là? Questo non ci capisce, no? Auf Wiedersehen. Den, der Italiener. Ambrosini auf MV Augusta. 11 Molloy auf Yamaha. 12 der deutsche Schellmann auf Kawasaki. Forse mi piaci perché sei così imprevedibile. Quando sei in motocicletta mi sembri un altro. Un uomo sicuro che ha già risolto tutto, che non ha bisogno degli altri. L'australiano Carruthers ha concluso il primo giro con il tempo di 11 primi 3 secondi e 9. Secondo è transitato Mortimer a 2 secondi. Più distaccato il gruppo guidato da Barnett con Rutter e Marzowski, al quale si è aggiunto il tedesco Hoppe. Purtroppo il nostro Ambrosini ha perso ancora terreno ed è passato al 12° posto con 15 secondi di ritardo rispetto a Carruthers. Non ci spieghiamo lo scarso rendimento in corsa del pilota italiano, che ha registrato il miglior tempo nelle prove di qualificazione. E quando si comportano così è perché c'è di mezzo una donna. Allora i casi sono due. O corrono troppo o non corrono più. No, non smetterai. Non si smette mai di correre in moto, non lo sapevi? Il campione australiano Carruthers ha concluso in testa anche il secondo giro, sempre seguito dal giovane Morgan. I due battistrada hanno guadagnato altri 2 secondi sul gruppo inseguitore che ora è guidato dal tedesco Hoppe. Con il pilota della Munch URS sono ancora Marzowski e Barnett, mentre Rutter ha perso terreno. Il nostro Ambrosini ha guadagnato qualche posizione e alla curva sopraelevata del carosello ci segnalano il suo passaggio in 10ª posizione, ma la sua condotta di gara ci sembra troppo rinunciataria. Passaggio dritta onda. Guten Tag. Sono la sorella di Ambrosini, devo andare al box. Scherzi, sei. Vierter Barnett, fünfter Marzowski, 1,8 Sekunden vom Erster. 6 Molloy aus der Neuseeland. 7 Schellmann. Vieni qua. 9 Engländer Curry auf Aermacchi mit 20 Sekunden. 10 Ambrosini auf MV Augusta. Per favore, dove siete i box? Io per l'unterführung, wenn's grün wird. Il tempo di Carruthers alla conclusione del terzo giro è stato di 10 primi 56 secondi e 7.
Ora il canguro australiano transita sempre in testa al ponte di Adenau con l'inglese Mortimer che continua a tallonarlo. Il tedesco Hoppe si è staccato da Barnett e Marzowski e ha guadagnato altri 4 secondi sui due battistrada, portando così il suo ritardo a 8 secondi. Nulla di nuovo, purtroppo, per quanto riguarda Giacomo Ambrosini, che sembra avere ormai rinunciato a qualsiasi iniziativa. Conserva la decima posizione unicamente perché non ci sono dietro di lui altre macchine che vanno più forte della sua. Certo, ci aspettavamo molto di più dalla fiera della MV. Carruthers è a metà del quarto giro. Die erste Positionen sind noch immer gleich. Carruthers, Mortimer und Hoppe, die immer mehr auf die anderen gewinnt. Barnett, Marzowski, Curry und Gergen sind jetzt auch näher an und sind jetzt auf dem 6. und 7. Platz. Io ci tengo a te, più di ogni altra cosa al mondo. E so che per te correre significa vivere, come per me amarti. Non penso che Joe sia adatta per uno come te, così serio e credulone. Levatela dalla mente quella. Tu hai degli obblighi verso la tua casa. La devi vincere questa corsa. Devi vincere questa corsa. Quarto passaggio di Carruthers davanti alle tribune in prima posizione. Secondo è sempre Mortimer, ma il tedesco Hoppe insieme a Barnett ha ancora guadagnato 3. Molti concorrenti sono già stati doppiati. Attendiamo ora il passaggio del gruppo di Marzowski, Curry e Gergen, che all'ultima postazione avevano un ritardo di 14 secondi. Ecco infatti in fondo alla dirittura il gruppo... No, non è il gruppo di Marzowski. Riconosciamo il casco tricolore di Ambrosini. Ma sì, è lui, il nostro Ambrosini, che con una spettacolare rivolta in poco più di 15 km ha raggiunto e superato gli inseguitori e conclude il quarto giro in quinta posizione con un ritardo di soli 8 secondi. Incredibile e favolosa impresa dell'alfiere della MV, che sembra aver ritrovato la grinta di sempre e che rientra in corsa alla protagonista. Eravamo stati troppo pessimisti e ne chiediamo scusa al nostro pilota. Non so se questa sua corsa di attesa sia stata dovuta alla tattica o alla paura, ma è certo che per la prima volta dopo 3 giri abbiamo visto passare il bolide rosso della MV come un proiettile, tanto da stentare a riconoscere il suo pilota. Siamo in attesa di notizie dalla postazione di Adenau e ci dispiace non poter seguire da vicino le entusiasmanti fasi di questa rimonta, ma il circuito è grande e si può solo... In questo momento mi comunicano che Ambrosini alla curva di entrata si è ricongiunto a Curry e Mortimer, a 3 secondi da Carruthers, che è stato raggiunto dal tedesco Hoppe. Aspettiamo ora di sapere qualcosa dalla postazione di Adenau. Eccolo. Pronto, sì? Adenau. Formidabile! Ambrosini è passato secondo alla discesa di Adenau, a soli 2 secondi e 4 da Hoppe che era al comando e 8 secondi da Mortimer e Carruthers. Mi dicono che la progressione di Ambrosini è inesorabile. La tre cilindri gira a pieno ritmo e non dovrebbe avere difficoltà a riacciuffare il battistrada. Hoppe è sempre in testa. Ambrosini entra ora nella curva del carosello. È ormai a soli 2 km dall'arrivo. Il pubblico è letteralmente incantato. Attende in silenzio le notizie dagli speaker ufficiali. Sentiamo il ruggito di un motore che si avvicina. Sul tabellone elettronico si accendono i numeri 501. Eccolo infatti! Ambrosini ha superato completamente per primo il traguardo. Ha vinto! Il pubblico in delirio applaude il trionfatore del Gran Premio di Germania. Il tempo registrato all'ultimo giro da Ambrosini è eccezionale. 10 primi, 37 Nino. Secondi e 9. Nino, amore. Hai visto che ti ho portato, campione? Siete dei bei tipi voi due. Se non ti facevamo quello scherzo, tu questa corsa non la facevi. Acqua passata. Adesso hai l'amore, la gloria. Ma io non mi sbaglio mai.